Puccini, album particolare. Da questo album è entrato Autogrill. Non so, Autogrill cosa mi ricorda? Mi ricorda un cibo, mi ricorda una barista. Questo brano parla di un amore ipotetico tra l'autore e questa barista che picchiettava un indù in latta in una latta di tè. Chissà, magari ritorneremo negli autogrill a goderci caffè, a goderci magari quei panini un po' insulsi. Ma intanto, autogrill, Francesco Guccini. Adesso la sfida non è più per noi, adesso la sfida è per voi. Vi sfidiamo a fare il panino cotoletta perfetto, croccante, che vi riempie la bocca di una sinfonia di gusti. Questa è la nostra sfida che vogliamo lanciarvi. Che vi rimandi a quei ricordi di viaggio, quelle fermate in autogrill, quei caldi estivi oppure quelle fredde sere. Dovete fare un panino perfetto, un cibo che conforti, conforti il viaggiatore. L'autogrill, il posto che tutti conosciamo assolutamente, cioè chi non si è mai fermato all'autogrill? Cosa fai? Ti mangi un bel paninetto, ti bevi una bella birra. E che birra beviamo all'autogrill? Allora, se proprio, proprio non vuoi esagerare troppo con tutto, ti bevi una bella panascena, bella Radler, birra gazzosa. Però qua stiamo parlando di birra, e quindi qual è la birra che si avvicina di più alla panascena? La Blanche, una birra belga, fresca, dissetante, coriandolo e buccia di arancia amara. Chiara, bella compatta, un profumo fantastico. A questo punto non resta che dirvi una cosa. Salute!